Ciao a tutti ragazzi, ragazze, benvenuti in un mio nuovo video. Io sono Emanuela, il mio canale è Facile e Veloce Opinioni. Questo è il mio salotto. Nel mio salotto arriva il momento delle chiacchiere. Perché? Perché sono stata sensibilizzata e allarmata da alcuni fenomeni YouTube, su YouTube, per cui non voglio fare nomi né spettegolare né commentare eventi, ma piuttosto portare alla luce i modi di utilizzare YouTube. Premettiamo, YouTube è potenzialmente un mezzo potente in cui crearsi una propria TV privata da soli e nello stesso tempo è anche una community. Per cui appunto c'è lo scambio di video, scambio di interessi, di consigli, ci sono tutorial anche creativi, artistici, quindi potenzialmente un mezzo bellissimo. Cosa avviene? Avviene prima di tutto che molte persone ne fanno un lavoro, il che non è negativo e non lo giudico. Ma il problema è che queste persone vengono seguite da persone di ogni età, tra le quali anche adolescenti o bambine, che sicuramente, non considerando che per loro questo è un lavoro, vedono i loro consigli e il loro esempio di vita come dovrebbe essere la vita reale, cosa che per quanto riguarda il lusso non tutti se lo possono permettere. Considerate che alcuni cosmetici vengono inviati a queste YouTubers, alcuni inviti e pubblicità di questi prodotti, che sono giuste perché è il loro lavoro, sono in verità un invito all'acquisto compulsivo. Questo però non può venire captato da ragazzini, adolescenti e nello stesso tempo da alcune tipologie di ragazze sui 20 anni o ragazzi ormonati che di questo non hanno grande discernimento, piuttosto continuano ad andare in cerca di quell'esempio di vita. Persone che commentano diventando veramente adoratori di queste di queste YouTubers che sono famose, che se lo sono guadagnato, io non dico assolutamente di no, anzi non è proprio un attacco a nessuna delle YouTubers, ma teniamo in considerazione anche chi li segue, persone e adolescenti che non vengono spesso e volentieri supervisionati dai genitori, che li mandano allo sbaraglio in questo social network in cui possono anche esporsi mettendosi il loro stesso video, e chissà con quante persone strane possono venire a contatto, e questo lo volevo evidenziare. Parliamo di un altro fenomeno importante, per cui io alla fine farò una riflessione sull'uso assennato di questo social network, che è anche una TV. Un altro fenomeno è quello appunto di usare i fatti che possono essere spiacevoli, sbagliati, più o meno, io non lo sto a giudicare perché ripeto, io i gossip dei reality show delle persone non li seguo, seguo soltanto il divertente, io non mi faccio gli affari miei, non seguo i fatti di vita privata. Ma questi diventano sulla bocca di tutti, vittime di commenti, creando varie fazioni sulla serie Maria De Filippi. E questa cosa, voluta da molti, non è percepita nella giusta misura. Io, per esempio, la mia reazione è stata proprio non fare il nome di YouTubers, non le faccio mai, non cito eventi di YouTubers, proprio perché a me non interessa farmi le views facendo video interminabili e continui sugli stessi argomenti delle YouTubers, fatti di questo, rivelazioni, eccetera eccetera. Può essere divertente ogni tanto ascoltarle, ma io non ho
interesse a farne il mio acchiappabuso, perché il mio canale voglio che sia apprezzato per quello che è. E proprio per questo io non ho voluto assolutamente farne il centro del gossip, non sono voluta diventare opinionista, anche perché io penso che la realtà sia relativa, che comunque ogni persona ha un suo punto di vista, quindi non mi posso permettere di dire quella persona è così, quella persona è così, io non me lo posso permettere, almeno io sono tanto umile da non farlo. Ma questo diventa spesso e volentieri mezzo non solo di accappi abuse, ma diventa anche focina di emozioni che io oserei dire distorte, fazioni che si creano, tu sei di quel gruppo alla corte di, e questo è di, e questo è di, sei con questo, sei con quello, cosa che penso svii assolutamente dallo scopo di questo social network, che assolutamente è un mezzo per chi è appassionato nel fare video, per diventare creativi. Vi ricordo che esistono dei stupendi video tutorial, vi ricordo che esistono dei racconti di vita reale che alla fine sono semplici, non sono dei programmi, delle telenovelas stile Milagros. Vi ricordo che spesso e volentieri esistono videoviaggi, quindi fate una selezione di come usare questo importante social network. Fate altresì una selezione dei contenuti sia da guardare, ma soprattutto il modo giusto con cui guardarli, non dicendo sempre comunque io devo avere quella cosa consigliata da YouTube, oppure per esempio assolutamente seguire compulsivamente gli episodi di quella cosa con l'occhio che sia qualcosa di reale, perché alla fine sono dei reality show, ma è verosimiglianza. Quindi rendetevi, abbiate veramente davanti questo fatto importante, che si tratta di verosimiglianza, si tratta di fatti che vengono spesso e volentieri, o seppur reali, vengono gonfiati o comunque vengono resi simili al reale, anche se non lo sono del tutto. Avendo davanti ai vostri occhi questa percezione sana di questo network, mi raccomando, continuate a divertirvi su YouTube, continuate a fare quello che volete, magari aggiungete anche a volte dei contenuti interessanti e intelligenti, e continuate a scambiarvi le vostre passioni. E mi raccomando, genitori, cercate di controllare i contenuti che guardano i vostri figli e ciò che scrivono o che filmano nei social network. Con questo è tutto, da Manuela Facile e Veloce Opinioni, una buona giornata e alla prossima!